Eccoci qua. Buongiorno, Abbiamo Luciano, Alfredo, Fernando, Abruzzo Trekking 1962, guardate un po'. Siamo sul nuovo via di Prati di Tivo, mercoledì 16 agosto 2023, guardate le spalle mie. Nuovo via sta solo al Gran Sasso, quindi siamo al Gran Sasso, andiamo a fare la vetta orientale che ho fatto tipo 7-8 giorni fa, 15 giorni fa, però stavolta salimo dalla Ferrata Ricci. Stavolta siamo saliti e scesi dalla Ferrata del Calderone. Adesso facciamo Ferrata Ricci in salita e discesa dalla Ferrata del Calderone, o addirittura dalla Via Normale. Vediamo, vabbè, quando stiamo là decidiamo, via. Eccoci qua, siamo una cifra oggi, in tre. Numero perfetto. A proposito, la sapete la barra? No, la dico dopo, la barzelletta. Ed eccoci qua, primo step. Quota 2075 metri. A destra andare sotto le pareti del Corno Piccolo e a prendere la Pierpaolo Ventricini che è la ferrata. Qui ce ne andiamo sopra questa vetta qua, che è l'orientale, attraverso la Ferrata Ricci. Ed è strano che non ci sia la famosa nuvola attaccata, ma eccola che arriva, va. Ok, quella funivia, siamo scesi da lì e siamo partiti. Ovo via, 16 euro andata e ritorno, solo andato, solo ritorno 13 euro. Andrebbe essa la metà. Ok, come recita quel cartello, siamo al passo delle scalette a 2100 metri e siamo all'entrata del vallone delle Cornacchie. C'è questa nuvola che sta a salire, guardate che bella. Ma come sale svelta poi. Tra qualche minuto, se non svanisce, ci ritroviamo dentro il vallone immersi nella nebbia. Rifugio Franchetti, ecco, lì sopra la Ferrata Ricci è una diagonale che va in quella montagna là, che è l'orientale. Ok, ci vediamo più avanti. Ok, siamo alla porta del Gran Sasso. Si entra sempre senza bussare qui, eh. Piano piano, eccolo Sono qua. scostumato sempre Ah, a portarella. che freschetto qua sotto. Che non sembra, c'è un po' di nebbia. C'è un'umidità da paura. Guardate che belle le pareti del Corno Piccolo. Laggiù è l'ara pietra, vedete, il vecchio albergo dimenticato. Ok, siamo dentro il Gran Sasso. Ok, breve tratto attrezzato che porta al rifugio Franchetti. C'è una corda e 3-4 gradini di ferro. Ok, e come per magia. Quanto ci siamo messo? Guarda un po' qua il GPS. C'è scritto l'ultimo in basso a sinistra, aspetta. 1 ora e 10. Un'ora e 10 minuti dalla funivia. Andiamo via via. T'avevo detto comunque 1 ora e 10. Dalla funivia al rifugio Franchetti, che è un 2433 metri. 1 ora e 10. Non ho sbagliato del centesimo. 1 ora e 10 ho detto, 1 ora e 10 abbiamo messo. E ci siamo fermati. Non l'avevo presa manca. No. Non l'avevo messa manca a cuore. Comunque. Un buon camminatore, un'oretta, pure un po' di meno. Ok, rifugio Franchetti. Andati a pezzi di crostata, eh? Ed eccoci qua, alla vetta orientale, sentiero alpinistico Ferrata Ricci. Da qui inizia la nostra ferratina. Adesso si sale tutto questo, qui non lo vedete, ma quando vedete da lontano vedete un intaglio, un obliquo che sale verso l'alto, e questa è la Ferrata Ricci. Adesso cominciamo a attaccare, ci attacchiamo da lì, dai, da Dos Alfredo, da lì in poi ci attacchiamo, qui ancora si cammina bene. Quindi inizia la nostra salita verso la vetta orientale a 2903 metri, seconda vetta più alta dell'Appennino. Ok, è iniziata la nostra salita. Vi faccio vedere il rifugio Franchetti da dove siamo partiti noi. Questo è il Corno Piccolo. Quella vetta, quello qui sotto è il rifugio Franchetti. Si parte da dietro al Franchetti, c'è un sentiero che porta qui all'attacco della Ricci. Ok, Fred, Alfred, qui la ferrata adesso cammina su questa spianata, un po' spianata nel senso che non, si è allontanata dalla roccia, ma è in salita. Quindi ci siamo allontanati un po' da sotto le pareti e si è spostata un po' più al centro e cammina su questa specie di. Oddio, fa così, sono legato io, eh. Vedete che sto salicato a mano. Ecco qui, questo è quello che abbiamo fatto. Questa fa fino qui sopra, poi finisce, si fa un pezzetto, si passa sopra lo strapiombo e dopo
ricomincia la parete finale. Allora, qui finisce il primo tratto, vedete? Qui finisce il primo tratto, si arriva sotto questa bella parete, naturalmente di qua, segnata a bolli bianche e rossi, anche con i segni del CAI. Adesso si cammina per un pezzo sciolti, poi rinizia la ferrata. Quindi adesso si va un po' sciolti, dai. Ok, siamo all'attacco di una nuova rampa, quindi inizia di nuovo la ferrata. C'è questo cavo che passava in mezzo alla rampa. Una cosa che non mi è piaciuta da Ricci, che passando su questa rampa in mezzo la corda sta in basso e sta sempre piegato, capito? Una cosa che non mi piace per niente. Vabbè, però questo è la vita del corno piccolo. Rifugio Franchetti, da dove siamo partiti per fare la ferrata, ma noi siamo partiti da giù, dalla via. Ok, riparte tra poco, arriviamo sopra e c'è il paredone alto 1000 metri. Dai, continua. C'ho la piega, c'ho la, come si chiama, l'imbrago che mi spinge su lì sotto dietro lo zaino, dà un fastidio. Questo è però, che vuoi fa? Forti, siete forti, bravi, grandi. Ok, siamo fuori anche da questo secondo pezzo quasi, siamo ancora lassù, però vai piano piano. Ok, qui finisce di nuovo il secondo tratto attrezzato. Adesso c'è questa salitella che ci porta fino a sopra, attenzione che è un po' scivolosa, è piena di detriti. Poi sopra, praticamente siamo sopra la parete, al paretone, quello che vedete dall'autostrada quando venite, vedete quel paretone alto 1000 metri, sta qui sopra, praticamente noi ci stiamo sopra. Poi dopo da lì, ma che ci hanno scritto lì? Che stronzio! Cioè guarda che cazzo, scusa non è un pezzo più avanti, guarda che hanno fatto qui, ed ecco qua. Fino all'ultimo attacco della ferrata, che troveremo poco sulla parete, si va in libera, qui vedete, un po' scivoloso ma è tranquillo, dai. Con calma e piano piano si fa tutto. Dobbiamo andare verso là, poi scavalliamo di dietro e c'è la parete. Ah no, aspetta, che lo so di. La parete che ha qua, sta qui sopra qui. Guarda che sia questa qua, è questa la parete, ecco là il cavo, vedi? Stava di una cazzata. Se andavo dall'altra parte c'è lo strapiombo. Vedi un po' se ci volevo andare. Ed ecco qui. Qui sì, inizia di nuovo la ferrata. Adesso c'è la parete da scalare, questa è la famosa nuvola dell'Orientale, arrivata. Sembrava strano, non c'era. Faccio vedere. Mamma mia, quale cavo. Strapiombo di oltre 1000 metri. Non mi affaccio di più di questo perché non mi fido per niente, capito? Mamma mia. Siamo proprio sullo strapiombo, quello che vedete dall'autostrada. Adesso inizia tutta questa salita fino a sopra, tutta una ferrata dietro, bellissima. È iniziata la parete verticale, come è iniziata la nebbia. Ma al momento c'è visibilità a più di 20-30 metri, quindi va bene. Ok, passiamo avanti. Ok, ho trovato una specie di terrazzino qui e mi sono fermato, sono imbragato bene. Ah, che spettacolo, eh? Bellissimo, bellissimo. Stai facendo le prove per i Dolomiti? Eh già. Ecco anche Luciano. Mamma mia che spettacolo da qua, eh. Diciamo che siamo quasi fuori dalle difficoltà, la parete più verticale era questa e una volta usciti dalla ferrata in pochissimo tempo raggiungiamo l'anticima a 2700 metri. Cioè una volta fuori da questa ferrata fino alla vetta è tutto a camminate cresta, senza più ferrata. Poi la prossima ferrata sarà la ferrata del Calderone in discesa.
Quindi, ed ecco lì anche Luciano. Aspetta, Ferratina. Sta cambiando, guardate che nebbia che sta a salire, ma sale pure veloce. C'è manca ancora sta parete da scalare, vedi? Va prima dritta là, poi gira a sinistra e poi va dritta e sta fuori dalla ferrata. Dai, siamo quasi fuori. Questa è la paretina, ancora quella verticale, poi dove sta Alfredo. Adesso fa una diagonale qui, verso di me. L'esposizione è sempre tanta, siamo sopra il paretone a 1000 metri. Quando vediamo il paretone la prossima volta da là, cioè noi stiamo a camminare su quella cresta a 1000 metri d'altezza. Bellissimo. Ok, siamo fuori dalla ferrata Ricci. Qui un po' qui finisce la ferrata. Adesso in poi si comincia a camminare. Adesso saria qui, questo pezzetto qui, poi sbuca sia l'anticima che la cima orientale. E si va tutto in libera così, fino al ritorno quando scendemo, che per scendere dentro al calderone prendiamo la piccola ferratina. Quindi qui finisce la Ricci. Ok, andiamoci a prendere l'anticima a 2700 metri. Ok, siamo a 2700 metri dell'anticima orientale del Corno Grande. Orientale, cioè l'occidentale che è 2912, l'orientale che è 2903 e 2007 è l'anticima. Ok, adesso la vetta centrale sta qui sopra, qui in mezzo a nebbia. Noi continuiamo tutto sulle rocce qui così a camminare sulle rocce, poi affrontiamo la salita finale. Aspetta, mi faccio una foto, eh? Sì. La foto di vetta. C'è una persona. Sì, c'è una persona in vetta, ecco la musa scoperta dalla nebbia, quella è la vetta orientale. La vetta, sì, orientale, la seconda vetta più alta dell'Appennino. C'è sto passaggio qui sulle rocce che è magnifico. Poi qui sotto, qui alla mia sinistra, a 2-3 metri c'è proprio lo strapiombo, cioè il famoso strapiombo del paretone. Oppela! E qui adesso ce ne andiamo, fino a che non inizia la salita. Verso la parte, quella a metà di quella sella, c'è la discesa della ferratina che porta dentro al calderone. Ma quella a ritorno. Ok, andiamo avanti. Ed eccoci qua, vi faccio vedere la ferratina che ci tocca al ritorno. Inizia qui, eccola. Questa è la ferratina del calderone, perché questo è quello che rimane del ghiacciaio del calderone. Questa ferratina scende fin dentro al ghiacciaio, poi così scende col sentiero della via normale del Corno Grande e ci riporta giù al Franchetti. Invece adesso noi, in questo momento, continuiamo a salire verso la vetta, anche se sto tempo ha rotto le scatole, da tutto il giorno sole, vabbè, dai, fino a che se c'è solo la nebbia non fa niente. Ok, è iniziata la salita che ci porta sulla vetta orientale, che credo che fra i 20-30 minuti, ma pure prima, ci farà raggiungere la vetta, che è questa qui sopra. Ci sono persone che scendono, si intravede la vetta occidentale, 2912 metri, che è la vetta più alta dell'Appennino, si intravede, eccola là. Ma c'è sta nebbia che un po' ci dà fastidio. Comunque, inizia la nostra salita. Senza bastoncini, si sale meglio. Forse per il ritorno, se li usate, un pochettino vi dà una mano, ma vi consiglio di non usarli. Va qua. Passaggetto niente male. Questa, che vedete qui sopra, sotto i nostri piedi, e la ex via normale che ci si faceva prima in discesa quando non c'era la ferratina. Cioè sono ancora i vecchi bulli, là, vedete, uno lì, un altro laggiù. Prima se scendevate qua in libera, poi sotto c'era un anello, se volevi usare una corda per fare la doppia, altrimenti scendevi in libera. Piano piano si faceva con calma. Ma hanno fatto la ferrata nuova e va bene. E questo è il ghiacciaio del calderone visto dall'alto. Quello che rimane, il cubetto del frigorifero, vedete? Quattro pezzi, anzi, se sta resiste, questo ormai resiste fino al prossimo inverno, poi arriveranno le nuove nevicate e si riempie di nuovo. Ok, immersi nella nebbia, la famosa, che poi voi, noi vediamo sta nuvola, ma sta solo qui, se tu vai a Corno Grande, mica ce l'hanno. Questa è la famosa vetta dell'orientale, non c'è sta niente da fa,
In 8 volte che vengo qui a fare l'orientale, mi pare solo 2 volte l'ho beccato senza nebbia. Sono sempre con sta nebbia, sempre. L'ultima volta, 8-10 giorni fa, 12 giorni fa, l'ho beccato perfetto. Ok, vetta orientale, 2903 metri. 8ª volta per me. Hanno scritto 2908, ma è 2903 se non sbaglio. È 9 metri più basso di quell'altra, 6,12, quindi è sbagliato di 5 metri. Va bene, eccoci qua. Fa male? A posto. Ecco qua. Questa è la vetta centrale, poi c'è il Torrione Camice, si stanno a coprire la vetta occidentale, il ghiacciaio del calderone. C'è scritto lì? Infatti chi ha scritto quello ha sbagliato. Ma ce l'hai sta cosa? La schiumetta? Sì. Ok, perfetto. È perfetto. Benissimo, ci siamo. Vetta orientale, 2903 metri, Gran Sasso d'Italia. Che lavoro fai? E dopo aver conquistato l'ottava volta la vetta orientale, inizia la discesa e andiamo a prendere la ferratina del calderone. Quindi ci vediamo direttamente lì alla ferratina. Spettacolare, guardate che bello. Ok, adesso prendiamo la ferrata del calderone. Comincia qua, vedete, appena a metà discesa dell'orientale. Qui, anche se sembra facile, legatevi sempre. Non c'è bisogno, secondo me, però se vi anche che ve legate con un moschettone solo. Poi dopo la paretina, quella che è alta una quindicina di metri, lì vedete lega bene. Ok, vai. Ciao. Ok, comincia la discesa, via. Vado io, prima. Vai, vai. Aspetta, vado. Ok, ecco la discesetta. Dalla ferrata del calderone. Perfetto. C'è un bel piede a sinistra, vedi? Perfetto. No, era quello. Va bene. Guarda, c'hai lo scalino sotto. Lo scalino di ferro. Se tiravi la corda. Ah, ecco, bravo, acchiappa sempre il manione. Che tu vedi che fa? Io so di fai qua, ma fai da solo, Siamo quasi dentro al calderone, ormai manca pochissimo, e la ferratina pure manca lì, finisce là, quindi poi io faccio sto pezzetto in libera qua e via. Ok, ferratina del calderone, e poi da qui via normale ci riporta Rifugio Franchetti alla funivia. Ed eccoci qua, siamo dentro il famoso, quello che rimane del famoso ghiacciaio del calderone, eccolo qua. Questo è il ghiacciaio del calderone. Quelli sono i terrazzi inclinati. Quello è il Torrione Cambi, la città centrale, occidentale, orientale, Luciano e ferrata del calderone. Lo stanno a scendere quei due. Perfetto. Okay. Adesso. È inclinato il terrazzo? Sì, sì, è inclinato. Ma lì ci ho camminato là sola. Mette paura, Vitti. Sta strapiombo via, guarda, sta strapiombo sul ghiacciaio. Voi la fai volare. Una cosa cambiata. Ok. Siamo proprio dentro come si dice qua, il ghiacciaio del calderone, guardate che bello. Questo è l'anfiteatro del calderone, del ghiacciaio. Quella è la vetta orientale dove stavamo noi, orientale, scusate. Quella è la vetta centrale, quello è il Torrione Cambi. Questa è la vetta occidentale, sono le 4 vette più belle e importanti del Gran Sasso. Io l'ho fatta tutte e 4, che spettacolo. Specialmente centrale e campi che sono difficili, Va bene. E adesso ce ne andiamo giù al Rifugio Franchetti. E noi vi faccio vedere tutto il resto, perché tanto mo qui prendiamo, questo è il passo del cannone, che dove c'è sta la via normale perché porta al Corno Grande. Noi prendiamo la via normale che riporta giù ai Prati di Tivo. Quindi ci vediamo giù ai Prati di Tivo. O forse al Franchetti, via. Eccoci qua, siamo di nuovo a 2433 metri del Rifugio Franchetti, Carlo Franchetti. Ok, questo è il Franchetti, quindi adesso noi continuiamo, tiriamo dritti e ce ne andiamo giù alla funivia. La prendiamo giù a Paradivo, birra e forse anche rosticini. Guarda Alfredo, sopra il pallone delle cornacchie. Vai, ci vedremo giù alla funivia, via. Solo per farvi vedere. Che nebbia che si è alzata, guarda. Porca mia, è sparito tutto, tiè. Guarda, Luciano si vede appena appena, si vede. In
Sembra di sì, perché ha detto che alle 2 possibili temporali, invece 3 medi, e il medio dava tutto sole. E il sole da saltiamo, sì, sono 10 minuti. È uno dei più affidabili. Ed eccoci qua, abbiamo ripreso la l'ovovia. E ho cominciato a piovicciare, che culo. Comunque sui 10 km ho spento, oddio, ho messo sto pezzo, mette sempre paura nel vuoto così, mamma mia. Ok, proprio passa. Allora, oh, va piano, ma che ha preso il via questo? Ma che va di corsa? Che deve chiudere? Ma che deve chiudere? È in discesa. Ok, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, Bassa Razzo. Ci vediamo. Sono birra. Ci vediamo sabato al Parco Nazionale a far Monte Cornacchia. Seguiteci, venite. Birra e birretta. Birra e birretta. Un saluto a Luciano e Alfredo. Alla prossima. Ciao, ciao.